Nuovo appuntamento con le strade della vita. In apertura avete visto le immagini che si riferiscono a Berakà, ovvero la festa dei giovani che si è svolta sabato scorso presso l'arena Dature, e che sarà l'argomento di tutta questa trasmissione. Già appunto dalla copertina avete potuto perlomeno intuire i diversi momenti che si sono alternati e che i nostri giovani hanno vissuto. Erano circa Settecento, da tutta la diocesi. L'idea era quella di far vivere a loro una due giorni di festa, di veglia, di preghiera, di ascolto, di incontro, di testimonianza. E tutti questi verbi sono stati vissuti appieno dai giovani presenti. Per capire meglio com'è andata la giornata, come è stata pensata e perché dal direttore del servizio di pastorale giovanile, nel primo servizio cerchiamo proprio di inquadrare la giornata, l'evento, la veglia, con il nostro vescovo, con Don Paolo Cignatta. E anche con i giovani di Giovani e Riconciliazione perché eh, i ragazzi che erano presenti hanno avuto la possibilità nella notte di confessarsi ma di vivere come già dicevamo la scorsa settimana con il nostro ospite Don Federico Tagliaferri questo sacramento in un modo nuovo e diverso grazie ai facilitatori. Vediamo a servizio. Signor Ambrosi oggi tantissimi giovani, 650, sono arrivati qui all'Arena da Turi. Lei che cosa prova vedendoli e soprattutto che riflessione gli ha offerto? Beh, prima di tutto colpisce gli occhi in questo bel prato verde, vedere così tanti giovani e vedere anche la gioia del cuore del trovarsi insieme, del sentirci davvero come una piccola chiesa, una chiesa giovane radunata proprio per corrispondere al progetto di Dio. Quindi, Davvero una gioia per gli occhi, una gioia per il cuore, ma anche un motivo di grande speranza: sapere che il futuro anche della nostra Chiesa, il futuro delle nostre comunità poggia sull'impegno di questi giovani e questo impegno. Non è solo assicurato dalla loro buona volontà e dalla loro adesione, ma questo impegno è assicurato dalla presenza amica dello Spirito Santo, perché è Lui l'anima della Chiesa e Lui il respiro della Chiesa. E allora accompagnati, sostenuti, illuminati dallo Spirito, davvero terminiamo la nostra missione sapendo che il nostro lavoro comincia, e cioè diffondere attorno a noi la grazia del Vangelo vivere come testimonianza la nostra vita perché sia buona e sia davvero al servizio di tutti perché tutti hanno bisogno di rincontrare il volto di Dio perché tutti abbiamo bisogno di avere di più quel coraggio per superare le difficoltà e le avversità della vita. I ragazzi stanno arrivando qui al campo sportivo da Turi, che cosa succederà nelle prossime ore fino a domani mattina? Sì, abbiamo appena iniziato la festa, è iniziato con, con l'inno della Beracca composto da Marco Rancati e dalla Antonia, che è una nostra amica che è venuta con noi alla GMG. E oggi pomeriggio adesso si susseguiranno sul palco momenti di musica e di testimonianza per arrivare a questa sera in cui ci sarà la cena al sacco, poi ci reccheremo in Duomo per la veglia di Pentecoste col vescovo e poi passeremo qui tutta la notte con le confessioni e domani mattina celebreremo l'Eucaristia con Don Giuseppe Illica. Abbiamo voluto porre un segno eh, di festa. E di speranza, molto preciso. È un periodo un po' difficile in cui ci sono molte pesantezze sia nel nostro paese ma anche all'interno uh, del mondo ecclesiale e vogliamo ricentrare la nostra attenzione sui giovani e ripartire da loro che portano il futuro dentro. Qui vediamo già le locandine di un prossimo appuntamento, la GMG in Brasile. Sì, noi con questa festa lanciamo anche la GMG del 2013 a Rio e sarà anche l'occasione per i giovani di Piacenza di visitare le missioni uh, della nostra chiesa in Brasile. Avremo anche dei testimoni, in fondo un po' questa festa nasce un po' sullo stimolo e il modello della Giornata Mondiale della Gioventù. Sei nello staff, dell'organizzazione, come sta procedendo questa giornata? Stanno per arrivare tutti i ragazzi, stanno per finire di arrivare, siamo già in tanti. Ora inizierà il vivo della festa con il concerto di Marco Rancati e gli MDV Sound. e Siamo contenti, sta andando tutto bene, per ora siamo, siamo sotto questo sole veramente <ride> abbastanza cocente. E niente, una festa di gioia, siamo tutti veramente contenti di essere qua, io sono veramente contento. Il cantante piacentino Marco Rancati ha partecipato attivamente alla giornata cantando l'inno. Allora, la canzone si chiama Berracà, da un'idea di Massimo Lamberti e il testo di Antonia Coda, che poi è la moglie del, di Massimo. Niente, loro hanno avuto l'idea di questo pezzo e hanno chiamato me perché pensavano insomma, che melodicamente fosse un po' sulle mie corde, quindi ci siamo trovati. A me il pezzo è piaciuto molto, sia per il testo che per la melodia. E ti dicevo prima in privato che ogni tanto lo propongo anche in altre situazioni musicali perché mi piace. E il bello di questa canzone è che ha anche un testo che secondo me oggi... Ci vuole, nel senso che è un momento in cui dobbiamo veramente imparare a condividere, aprire molto la mente, accettare, comunque cercare di, di restare uniti in un momento insomma un po' particolare, comunque di grande cambiamento, che per certi versi è negativo, secondo me per altri versi è anche molto positivo, perché è comunque come fare un po' di spazzare via qualcosa per fare entrare qualcos'altro. In serata un momento molto importante è stato dedicato alle confessioni, un ruolo importante hanno avuto i ragazzi del gruppo giovani e riconciliazione. Allora, i ragazzi che hanno organizzato la BRK ci hanno chiesto di eh, organizzare e di gestire il servizio confessioni. Sulla scia dell'ultimo grande evento che abbiamo avuto la fortuna di servire, che è stato il Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona, e loro ci hanno conosciuti e ci hanno eh, chiesto un contatto per venire a organizzare anche il servizio Confessioni qua stasera alla BRK. Che cosa succederà quindi stasera? Quale sarà il vostro ruolo? Allora, stasera cercheremo di ribaltare quella che è un po' la logica che spesso ci, ci rattrista. Rispetto alla confessione, quella che è il momento della confessione è un momento un pochino eh, da sbrigare, un po' in silenzio, magari senza eh, troppe storie. In realtà quello che a noi piace è trasmettere anche ai ragazzi che incontreremo stasera. Che la confessione prima di tutto è una grande festa. È la festa del paradiso, della Chiesa celeste, ma è anche la festa della Chiesa Terrena che esulta, che gioisce, che abbraccia i, i peccatori riconciliati. Cercheremo di fare questa cosa qua come secondo il nostro stile. Nel concreto avremo i nostri volti volontari che eh, accoglieranno i vari pellegrini che desiderano accostarsi al sacramento della riconciliazione. Una breve lettura di un brano di Vangelo che è stato deciso insieme agli organizzatori della, della BRK e una piccola riflessione che viene offerta ai ragazzi. Dopodiché eh, il ragazzo ovviamente in maniera eh, libera eh, si accosterà al sacramento della, della riconciliazione e il volontario che lo ha accompagnato nel momento precedente invece si accosterà al, al Santissimo Sacramento e pregherà per l'anima del ragazzo che ha appena incontrato. Dopodiché il penitente e quello che noi chiamiamo il preparatore, il volontario che lo ha accompagnato, si ritroveranno davanti al Santissimo per fare un momento di ringraziamento insieme. Sabato scorso è stata celebrata anche la veglia di Pentecoste con il nostro vescovo e i 700 giovani di Beracca hanno partecipato per poi tornare all'Arena da Turi dove hanno ascoltato la testimonianza di Ernesto Livero, fondatore del CERME, che con lui hanno avuto anche un colloquio, un dialogo. Perché Ernesto Livero ha risposto direttamente alle domande che hanno posto i giovani. Ma vogliamo ricordare che questa veglia di Pentecoste segnava anche la fine, la conclusione del percorso di questi tre anni di missione. E uno degli obiettivi, perlomeno di questo terzo anno, era quello di uscire dalle parrocchie, dalle comunità, per essere segno, per incontrare la città, la comunità civile. E sicuramente Beracà, con i suoi 700 giovani protagonisti, è stato questo segno per la nostra città. Eravamo lì nel cuore di Piacenza. a Far vedere che i giovani della nostra diocesi ci sono. E come vi dicevo prima, uno dei verbi che hanno vissuto i nostri giovani era anche ascoltare, ascoltare le testimonianze. Ernesto Olivero, come vi dicevo, ma anche Pietro Sarubi. Pietro Sarubi è un attore che, tra le altre cose, è famoso per aver interpretato Barabba nel film The Passion di Mel Gibson. E proprio sul set di quel film. In lui è avvenuta la conversione che poi si è trasformata in un cammino uh, un po' più lungo, durante il quale ha rivisto un po' la sua vita per iniziare a fare un nuovo percorso alla luce della fede. E proprio per questo lo abbiamo invitato a parlare ai nostri giovani di com'è stata la sua conversione e di come vive ora. Allora ascoltiamo questi due testimoni. Tanti giovani erano qui ad ascoltarle, lei gli ha raccontato il suo sogno di quando era giovane, 24 enne A 24 anni pensavo che si potesse abbattere la fame nel mondo e cambiare il mondo, sono passati un po' di anni, continuo a crederci, con dei dati in più perché tante cose eh, ho visto che è stato possibile farle grazie prima di tutto ai giovani. Lei ha detto che ha dovuto anche cambiare la sua vita, se stesso, le sue convinzioni per realizzare il suo sogno. E certo, la strada. Io ieri l'altro ero in Brasile, in Brasile c'è un proverbio bellissimo: La strada si apre camminando e camminando la strada diventa difficoltosa e molte persone si arrendono. E quindi, quando c'è una difficoltà, bisogna trovare interiormente una forza che tutti noi possiamo avere e negli amici intorno la forza per poter cambiare anche il programma, per, per cambiare l'ostacolo che è venuto fuori. Chi immaginava di trovarci in un'Italia così in difficoltà a livello politico, a livello, a livello economico per esempio? Ecco, bisogna trovare la forza interiore per fare diventare questi problemi delle grandi opportunità. Presto organizzerà anche una veglia molto importante a Torino, di cosa si tratta? Una veglia per svegliare, una veglia per aprire gli occhi sui, sul problema dei giovani e, e il tema sarà un pugno di giovani può cambiare il mondo e noi qualche cosa abbiamo già cambiato, ma vorremmo eh, far capire che noi siamo una rondine, una rondine non è primavera, tante rondine può possono diventare primavera e, e avere finalmente una primavera nuova e nella chiesa e nella società. Oggi c'è un grande problema di partecipazione. Lei spronava questi ragazzi a partecipare per costruire il futuro. Ma perché c'è un mucchio di chiacchieroni. Oggi se per caso io avessi incitato io, i ragazzi presenti a odiare, sarebbe stato più facile. Oggi abbiamo molti predicatori di, con abiti diversi che indicano una strada di grande odio. L'odio porta male, l'odio poi di, eh, distrugge ancora di più. Eh, io voglio essere un costruttore, voglio aiutare i giovani a essere costruttori, pur dicendo la verità, pur dicendo che ci sono state delle cose ignobili, assolutamente ignobili, non, non, non accettabili assolutamente. Però, costruendo, dicendo io ci sto a diventare, eh, a entrare in un partito e non rubare, io ci sto a entrare in un partito per servire, io ci sto a diventare prete e diventare santo. La porta del Serming è sempre aperta per questi ragazzi? Noi dall'inizio abbiamo deciso che saremmo stati aperti e siamo aperti 24 ore su 24, grazie ai ragazzi che fanno anche dei turni sapienti. Pietro Saruppi, un attore di fama internazionale, è qui a Piacenza per offrire una testimonianza ai ragazzi piacentini e soprattutto la testimonianza della sua conversione che è molto particolare, ce la può raccontare? Beh sì, diciamo che prima di tutto sono ospite di Piacenza, che ha avuto la cortesia di invitarmi e quindi sono ben contento. Il posto è bellissimo, c'è il sole, tantissimi giorni, tantissima energia, è veramente meraviglioso eh, c'è questa frase del Vangelo bellissima che Gesù dice quando due o tre di voi saranno riuniti nel mio nome lì io sarò con voi e qui c'è certamente quindi, e quindi vale la pena essere qua insomma Lei è partito dalla sua esperienza d'attore da in un film particolare The Passion di Mel Gibson che le ha cambiato la vita Sì, sì io lo dico sempre ormai sarà insomma è capitato che in questo film che non è un film, cioè questo film la passione di Cristo è un film completamente diverso da tutti i milioni di film che nella storia del Cina sono stati fatti, è chiaramente un'altra cosa. È un film che ha portato 200.000 conversioni a Pechino solo il primo anno, che ha portato assassini a confessare il proprio cioè che ha cambiato la vita di tantissime persone, è un film fatto di carne a differenza di altri film, ha una verità, una concretezza, una carne che fa sì che lo renda unico e qual è l'unicità? L'unicità è raccontare le ultime ore della vita di Cristo, della passione di Cristo, il cammino doloroso di Cristo che fa per noi in un modo talmente vero che lo spettatore non è più spettatore di un film ma è spettatore del momento storico, c'è cioè, tutto alla fine del film ti senti così coinvolto, così ferito, così. con il cuore in tumulto perché sei stato lì ai piedi del Golgota. E questo è quello che ti fa fare questo film. Lei, in particolare, cos'è che ha fatto scattare la scintilla in lei? Beh, assolutamente lo sguardo di Jim Cavisel che era l'attore che faceva Gesù, che eh, quando si fa una scena in un film la si fa anche 50- 100 volte. 50-100 volte abbiamo fatto la scena di Barabba e c'era dentro l'uomo attore ma per una volta c'è stato qualcosa di più, di incredibile, di indefinibile in questo sguardo che è quello che ha creato una domanda e un'inquietudine in me ed era questo sguardo in cui, insomma è una cosa difficile da dire ma io sono quasi certo o dico quasi per rispetto della tecnologia televisiva che non permette di seguire totalmente il cuore, ma io sono certissimo che il Signore abbia usato gli occhi di un uomo per guardarmi. La sua vita è cambiata? Come è cambiata e soprattutto è stato difficile questo cambiamento? Il cambiamento è stato difficilissimo, perché più è radicale e totale un cambiamento, più è difficile. È stato difficile perché ho fatto resistenza, ho fatto difficile perché all'inizio era, era difficile questa cosa, ma soprattutto eh, è una cosa che stupisce chi mi conosceva stupisce me ogni momento della mia vita adesso la mia nuova vita è uno stupore io mai e poi mai sarei venuto a una festa di giovani a parlare mai e poi mai avrei fatto tante cose che faccio nella vita di cui sono felicissimo solo il Signore può prendere un uomo vecchio scusate e farlo, e farlo rinascere nuovo Scusami, però solo, solo il Signore può fare questo, solo la grazia del Signore ti può rinnovare completamente. Io ho la fortuna di vivere due vite, io ho vissuto una vita da Barabba, se vuoi, e adesso una nuova vita da Pietro, e, ed, è una, ed è una cosa eccezionale. Un'ultima domanda sull'importanza di essere testimoni, lei parla a tanti ragazzi. Sì, io credo che è una cosa complicatissima, è una cosa che fa tremare un po' i polsi perché ti costringe a entrare nella privacy, ti costringe a entrare dentro la delicatezza e la bellezza dell'adolescente, però credo che io sono obbligato, dal centro che ho ricevuto, a fare questo lavoro. A fare Lavoro non nel senso di attività, no? impiegatizia, ma lavoro nel senso di fatica, di fare questa fatica, che è una fatica bella, no? ma che è proprio una fatica, ma proprio rende minimamente onore alla grandezza del dono ricevuto e dà un valore alla mia vita che altrimenti non avrebbe valore e per questa puntata interamente dedicata a Beracca abbiamo chiesto a Don Paolo Cignatta di commentare il Vangelo il Vangelo di questa domenica ci racconta di Gesù che invita i Suoi discepoli ad andare a battezzare tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo compito rimane il compito fondamentale della Chiesa di tutti i tempi. Prima ancora che un rito, è introdurre le persone dentro il mistero stesso di Dio. E questo è il compito appunto della Chiesa. Tutti gli altri compiti vengono dopo. La prima missione che la Chiesa ha, che gli è stata data appunto dal Signore Gesù, è quello di introdurre le persone dentro il mistero stesso di Dio. Che cosa possiamo dire della realtà stessa di Dio? Il Dio di Gesù è un Dio che è amore e questo Dio è amore, è padre. È padre perché tutti ci si possa riconoscere figli. Questo Dio di amore è Figlio perché tutti possono sperimentare la salvezza. E questo Dio di amore è Spirito perché tutti noi si possa ricevere il dono stesso dello Spirito di Dio. Se dovessimo provare a cambiare alcuni termini, alcune parole per raccontare della realtà stessa di Dio, per dire la Trinità, noi potremmo dire che Dio è festa che Dio è comunione, che Dio è dono reciproco. Potremmo dire anche che Dio è danza o potremmo dire che Dio è famiglia. È questo modo di dire e di dirsi di Dio spesso è distante dalle nostre idee che abbiamo di Dio, che a volte sono delle idee abbastanza tristi. Pensiamo magari Dio come un essere solitario, bastante a se stesso. E invece Gesù ci viene incontro con questa novità. Dio in se stesso è amore, Dio in se stesso è comunione, non è l'idea della comunione, non è la filosofia su, di Dio e la filosofia dell'amore, dell è proprio lui stesso amore. Queste tre persone, spirito, figlio e padre, sono l'uno per l'altro. Sono così tanto dono l'uno per l'altro che li percepiamo esattamente come uno. Questo desiderio di comunione alberga da sempre nel cuore dell'uomo e mi pare una buona notizia, la buona notizia, scoprire che Dio stesso è amore, è comunione, è ciò che da sempre l'uomo cerca. Giovani protagonisti, ma quindi anche giovani al centro di iniziative che sono state proposte e presentate dal palco della Reda da Turi ai giovani presenti da portare poi anche naturalmente agli altri giovani che sono rimasti a casa. È stato presentato il progetto Policoro da Massimo Magnaschi della nostra Caritas, che come sapete è un progetto che è nato al sud, nelle diocesi del sud Italia, per cercare di offrire ai giovani delle possibilità di lavoro, ma data la crisi. Si è sentita la necessità anche nelle diocesi del centro e del nord di fare proposte di questo genere, quindi c'era anche lo stand della Caritas presente e poi si è presentata la GMG del prossimo anno, GMG che sarà in Brasile ed è stata anche l'occasione per parlare delle nostre missioni perché i giovani di Piacenza che parteciperanno alla GMG avranno anche modo di visitare alcuni giorni prima di incontrare il Papa le nostre missioni e i nostri missionari. Sono stati oltre 650 ragazzi che hanno partecipato a BRK, tutto è dono. Ecco alcune loro testimonianze. Eh, perché magari uno è un'occasione per conoscere anche nuova gente, un'occasione nuova, non avevo mai sentito parlare di una cosa del genere e boh, come, hanno, come me l'hanno presentata sembrava bella, allora ho detto ma perché non provare? Eh, diciamo che è una giornata speciale da condividere un po' insieme questa esperienza particolare che diciamo ci avvicina un po' tutti i giovani della parrocchia, di tutte le parrocchie, di tutta la diocesi. È una bella esperienza e spero di divertirmi. Beh, innanzitutto per un'esperienza fortissima di amicizia, dopo la GMG penso che sia una grandissima risposta questa di Piacenza e soprattutto perché è bello vedere così tanti giovani che credono in qualcosa di vero, in valori veri e cioè, siamo qua tutti per un unico motivo. Beh, è importante perché innanzitutto ci sono tanti giovani. Divertimento, poi siamo in città, abbiamo un momento comune tra tutte le parrocchie e sarà molto divertente e importante dal punto di vista spirituale. È bello, comunque, vedere molti tipi di testimonianze. Noi porteremo la nostra, ascolteremo sicuramente tutte le varie testimonianze e le esperienze che ci sono nelle varie parrocchie piacentine. Divertirsi all'insegna del gioco e della, anche possiamo dire del lavoro e dell'aiuto verso le persone. Numerosi gli stand presenti all'Arena da Turi. Abbiamo intervistato due rappresentanti della Caritas, Francesco Miglioni e Massimo Magnaschi. Oggi, ragazzi, aiuteranno la Caritas donando ognuno un pacco di riso. Sì, è stata un'iniziativa che abbiamo accolto co con gioia perché sono pacchi di riso che verranno poi consegnati a famiglie bisognose all'interno dei, dei pacchi che mensilmente distribuiamo e che vanno proprio a contribuire comunque concretamente con un gesto come, eh, come affermare che quello che abbiamo ricevuto come dono possiamo anche restituirlo a chi in questo momento ha necessità e bisogno. Massimo Magnaschi, oggi anche tu interverrai e spiegherai il progetto Policoro. Di che cosa si tratta? Il progetto Policoro è un progetto che nasce al sud una quindicina d'anni fa per rispondere alla disoccupazione giovanile eh, presente al sud Italia e in questi 15 anni ha dato numerosi frutti. Eh, il, la crisi ha portato il problema della disoccupazione giovanile anche al nord e quindi il nostro vescovo ha voluto nella primavera di quest'anno all'interno della missione popolare che anche Policoro approdasse qui a Piacenza. Con l'autunno ci sarà la fase di preparazione di partenza di Policoro che è un, una grande iniziativa che durerà alcuni anni, eh, la composizione di alcuni gruppi di giovani all'interno della nostra diocesi che si formeranno, rifletteranno sui problemi del lavoro e poi anche con alcune occasioni concrete di opportunità di lavoro eh, attraverso alcuni progetti che si andranno a costruire insieme anche con la, la voglia e la volontà di trasmettere a questi giovani di fare impresa tra di loro. L'anno prossimo tutti i giovani della diocesi potranno vivere l'esperienza della GMG in Brasile. La prossima GMG sarà in Brasile. Tu come hai presentato la realtà della tua terra ai ragazzi che sono qui oggi? Allora, ho parlato con i ragazzi della diversità che ci sono in Brasile, che sono tante, no? Un Brasile così diverso, così ricco, E da una parte anche anque povero e bisognoso de tante coze, não? Quindi lá gemidi al Brasile, segundo me é um uri que amo, anque per Giovanni que viva no lim Brasile, não? Que loro não está no sóle. Nele tivesse dificultá que ano, nele tivesse sfide que devam no afrontare. E quindi i ritèvere, i ragazzi italiani, i ragazzi de tutte gli altri paesi del mondo é um na un pódio, na força per noi brasiliani. Eh, abbiamo parlato un po' della prossima GMG perché nel 2013 sarà a Rio de Janeiro, la diocesi sta pensando a una proposta da fare ai ragazzi, che passi da Picos che è la mia terra di missione e che poi scenda a Rio de Janeiro, quindi ho parlato a loro un po' della possibilità di vivere e di visitare questi posti e poi di un'esperienza di un viaggio. E, è stato un tempo di eh, due anni che poi sono diventati anche quattro, però tutto è partito con un viaggio di due mesi che credo sia vivibile un po' da ogni, ogni ragazzo, quindi ho voluto anche fare questo invito a loro a vivere a darsi la possibilità di vivere un viaggio in un paese straniero. Oggi spesso manca la speranza, si ha poca fiducia nel futuro, tu quando sei partita invece come hai vissuto questo salto in qualcosa, in un'esperienza che non conoscevi? Guarda, io la prima volta avevo veramente tante paure, eh, dalla paura di volare alla paura di lasciare i propri genitori, i propri amici, eh, aspettare anche a trovare un lavoro perché io mi ero appena laureata, quindi ho dovuto comunque darmi un tempo con i rischi che poteva, potevano esserci, insomma, e la difficoltà anche di potersi adattare in un paese completamente diverso: sicuramente difficile, eh, in condizioni minime e anche con una lingua diversa, però. Queste paure credo che passino appena si tocca il suolo perché comunque si inizia a vivere e nella vita quotidiana, nelle persone che si incontrano, pian pianino si, si risolve tutto insomma con tanta umanità però pian pianino le paure si affrontano ecco, e la speranza arriva. La GMG si sta avvicinando, come si stanno preparando le persone del Brasile? Allora sicuramente si stanno preparando facendo festa come è nel loro stile, eh, in internet stanno girando vari video del passaggio della croce nelle varie città brasiliane, tra cui anche Picos appunto in cui noi, anche noi andremo. E lo slogan un po' della GMG è Botife, che significa mettici la fede, credici. Quindi questo è un po' il loro modo e anche il loro invito di crederci tutti insieme. poco questo libro, accesso alla rete in corso, lo trovate anche presso la libreria Berti ma non solo, l'autrice è qui con noi, Barbara Fiorentini, ti ringrazio, benvenuta. Allora innanzitutto da dove parte l'idea di scrivere questo libro, che cosa troviamo in questo libro e poi ti chiederò anche secondo te a che punto siamo noi qui ma quello dopo. Beh l'idea nasce dal lavoro che ho fatto negli ultimi anni, fatto di studio in materia di comunicazione in particolare il mio interesse è sulle nuove tecnologie internet, il primo libro che ho scritto sull'argomento di rapporto tra pastorale e web era nel 2000 per le edizioni Berti da allora sono successe tante cose, ma anche il mio lavoro è andato avanti, per cui mi sono interessata di capire meglio ehm, che cosa pensa la Chiesa e che cosa ha pensato la Chiesa in materia di comunicazione e come ha fatto comunicazione la Chiesa dalle origini ad oggi. Tutto questo ho cercato di condensarlo in questo volume. Ecco allora, dillo un po' anche a noi condensato, come ha comunicato la Chiesa e come si è affacciata all'utilizzo di queste tecnologie? Beh, la Chiesa ha comunicato fin dai primi tempi eh, con la parola ma anche con il silenzio come ci ha insegnato il Santo Padre con il messaggio dell'ultimo messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali. Eh, la parola dei, dei primi apostoli, la parola di Cristo, i Vangeli e poi sono arrivate le nuove tecnologie, la parola scritta, la tradizione orale, le nuove tecnologie a partire dal cinema fino a internet. Infatti i primi pronunciamenti della Chiesa in materia di cinema sono attorno al 1912 in cui assolutamente la Chiesa condannava questo mezzo di comunicazione. Da allora di strada ne è stata fatta... Tanta, perché adesso il Papa è su YouTube, è in internet e quindi le nuove, le nuove tecnologie, la, i mass media in generale non fanno più paura. Quindi direi che forse resistenze non ce ne sono, al limite, eh, forse una difficoltà da parte degli utilizzatori, parlo magari di, di, dei nostri sacerdoti, del, non parlo della Chiesa come istituzione, ma dei suoi ministri che magari individualmente si devono affacciare all'utilizzo delle tecnologie o no? Ma la Chiesa nei suoi pronunciamenti ufficiali? non condanna però sottolinea sia gli aspetti positivi, però mette anche in guardia sui pericoli, sui rischi, soprattutto per quanto riguarda le fasce più, più a rischio, come possono essere i giovani o le persone anziane o addirittura eh, gli abitanti del terzo mondo. Eh, però si, anche, si parla anche di quelli che sono i vantaggi, i pregi. E eh, sicuramente ci sono delle difficoltà da parte di noi operatori, ma anche di chi si occupa di comunicazione nel quotidiano, dai sacerdoti, i religiosi, i seminaristi. E in questo secondo me uno strumento molto utile, forse poco conosciuto, è il direttorio che dà delle indicazioni concrete assolutamente straordinarie che possono servire al catechista, al seminarista e al sacerdote nella pastorale comune di tutti i giorni. Senti Barbara, in conclusione, questo libro tu eh, quando lo hai scritto, a chi lo pensavi rivolto, quindi a chi ne consigliamo l'acquisto? Ma è rivolto a un pubblico intanto di non specialisti, di non addetti ai lavori, ma di persone curiose a voler capire... Qual è la posizione della Chiesa nei confronti dei mass media? Che cosa fa la Chiesa? Come si sta muovendo? E capire quali sono le prospettive. Eh, io l'ho pensato soprattutto come strumento d'uso anche per gli operatori che fanno pastorale, che quindi la comunicazione per la Chiesa è evangelizzazione, quindi noi tutti che siamo nella Chiesa, anche chi non fa il catechista, Comunque evangelizza con, con la vita di tutti i giorni e anche se io non scrivo su un giornale però, però posso leggerlo e quindi saper come leggere un giornale anche quello mi può aiutare a evangelizzare e a vivere la mia vita da cristiano. Bene, io ringrazio Barbara Fiorentini e a voi a buona lettura, accesso alla rete in corso. Ora allora, vediamo l'agenda della nostra diocesi e subito vi do un avviso molto importante perché eh, riguarda un gesto di solidarietà e di vicinanza che la nostra diocesi vuole vivere proprio in questa domenica con la diocesi di Modena-Nonantola, dove c'è eh, il nostro Monsignor Antonio Lanfranchi, eh, duramente colpita, come sapete, quella diocesi e tutto quel territorio dal terremoto eh, che c'è stato nei giorni scorsi. e Le scosse, peraltro, sono continuate. Per cui, domenica 3 giugno, in questa giornata di solidarietà, durante le messe, non solo si pregherà per le vittime e le popolazioni segnate da questo dramma, ma si raccoglieranno anche eh, le offerte che saranno destinate a queste popolazioni e anche alle chiese. Vi ricordo che sono 43 le chiese lesionate durante il terremoto. Noi tra l'altro in questi giorni abbiamo cercato anche di metterci in contatto con Monsignor Antano Lianfranchi e siamo costantemente ehm, in sintonia e ci sentiamo con lui anche per gli aggiornamenti. Quindi vi ricordo ecco, questa domenica importante di solidarietà oltre a tutti gli altri gesti anche che la Caritas sta portando avanti. Vediamo ora invece adesso proprio gli avvisi per la nostra diocesi. Giovedì 7 giugno si celebra la festa del Sacro Cuore che prevede il tradizionale appuntamento del nostro Vescovo con tutti i sacerdoti della diocesi. Per cui ci sarà la messa celebrata alle 9.30. E poi alle 10.30 il Vescovo presenterà le linee per il prossimo anno. E sempre a giovedì, in occasione della festa sempre del Sacro Cuore, alle 20.30 eh, per tutta la città sarà celebrata la messa in cattedrale con la processione lungo le vie del centro. Sabato 9 giugno dalle 9.30 alle 12.30, presso il centro pastorale La Bellota di Ponte Rure si terrà l'Assemblea Diocesana, presieduta dal Vescovo, dove anche qui eh, si cercherà di tirare un po' le fila di questi tre impegnativi anni di missione popolare diocesana e, naturalmente, noi ne parleremo. Poi nei giorni seguenti. Il sabato 9 giugno, appuntamento importante per la nostra diocesi perché alle 16.30 in cattedrale verrà consacrato un nuovo sacerdote, Don Alessandro Mazzoni, eh, del quale noi abbiamo già parlato in occasione del suo diaconato. Tutta la nostra diocesi è invitata a partecipare per vivere insieme a lui in questo momento importante e proprio Don Alessandro Mazzoni il giorno dopo alle 11.15 celebrerà la sua prima messa nella chiesa di San Salino che è la sua parrocchia di origine. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che naturalmente eh, sul nostro sito continuate a, a trovare i video che postiamo, gli approfondimenti su Berakà e tutte le novità della settimana. Io vi aspetto sabato prossimo.